Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. 118! Bene, iniziamo ottobre. Come abbiamo visto, mentre vado avanti ve lo dico, nel precedente video, che infatti abbiamo visto il calendario, ci aspettano ben 5 partite, di cui una di Coppa. Però fra queste 5 ci sono innanzitutto due big match, perché giochiamo, cioè i big match, quando lo dico, mi riferisco quando giochiamo contro squadre strablasonate, come in questo caso può essere il Liverpool. Giochiamo appunto contro il Liverpool e poi l'ultima, se non sbaglio, contro il Manchester United fuori casa, quindi all'Old Trafford. E poi inoltre c'è una partita contro West Ham che, anche se sulla carta può sembrare meno big match, con tutto il rispetto per il West Ham, in realtà lo può essere, perché West Ham mentalmente sopra noi è quarto. Insomma, detto questo, niente, iniziamo. C'è già Adams al posto di Sanchez, perché Sanchez, per chi non sapesse, è rotto 8 settimane, e niente, boh, speriamo possa far bene anche lui. Via. Occhio che guadagna metri. Mané! 1-0, io l'ho ucciso, vai, avanti. E niente, alla fine ce l'ha fatta, l'ha buttata dentro. L'ex, diciamo, della partita, anzi, adesso diciamo. Buono, che in realtà già nel Liverpool, quindi buono così, Mané al 13esimo, la sblocca così. Gomez, mamma mia! Attenzione! Che cazzo, primo tiro del Liverpool sul finale del primo tempo. La pareggiano, porca miseria. Sono stati un po' troppo bellino, continuo l'occhio start comunque. Sono stati un po' troppo dormienti dietro, peccato, infatti, non c'è più tempo. Vai la Brera, Tonelli! Vai, Cavani! Io buono, Dio! Ve lo voglio far vedere, perché per chi avesse visto il video precedente sa che questa volta sono stato un po' incoerente. Ovvero ho detto che quando gioco io proprio manualmente, almeno momentaneamente, metto sempre lui al posto di Cavani. Però questa partita qua ho deciso di godermi, tra virgolette, un po' Cavani, no? Di farlo giocare una grande partita, cioè un big match. E niente, quindi faccio vedere che ora vado la spiegazione e faccio il cambio, insomma. Ci sono metri a disposizione. Danny Sterling! Sterling! Ci riporta in vantaggio! E andiamo, 2-1, 57. Aia, la bandierina però fa male, secondo me. Bello, tra l'altro, se non sbaglio, anche un altro ex, cioè ex, perché ora in realtà già nel City, però fra me il City, se non sbaglio, giocava nel Liverpool, quindi niente, 32 ex e un po' una strina. Ecco il tiro! Attenzione! Mamma mia, che traversa! Boh, per un momento ho detto va dentro, meno male ha preso solamente la traversa, e poi non è successo. Siamo entrati negli ultimi. Vieni Edwards! Piazzala! Tira! E andiamo! 3-1, poi non voleva entrare. E meno male siamo riusciti a fare questo gol qui, perché il Liverpool cominciava a pigiare parecchio. Non hanno trovato più che altri gol. Andiamoli. C'è anche sto ambiente di Curella per davanti. E finisce così. Bella roba, grandi bimbi. 3-1 al Liverpool. È vero, giocavamo in casa, e quindi in realtà è sulla alta, c'hai anche un po' di vantaggio per vedere il tifo. Però, cavolo, era pur sempre il Liverpool, ragazzi. 3-1, buono. Anche lui, come Adams nel precedente video, quando inizierà il calciomercato, quello invernale, ci abbandona. Da adesso è fatta a venderla, perché veramente sembrava volesse andare. Ho trovato e stop le tentative, tanto sono quelli svincolatoni che ho preso, che tanto poi do via quando la squadra diventa abbastanza ampia. A meno che non salgano e diventano forti, eh. Seconda partita, giochiamo contro il Fulham fuori casa, però siccome abbiamo giocato quella di prima, direi che questa possiamo simularla. Speriamo vengano fuori risultati brutti, o perlomeno non clamorosi, nel senso di bruttezza. Comunque, al terzo Mané ci porta in vantaggio. Buono. Cavani, al 2-0. Il 48esimo, al 2-0, stavo per dire. Il 48esimo ci ha portato sul 2-0. Mané su rigore anche una volta, al 69esimo. Ancora una volta, perché ha rifatto con Mané. E niente, incredibile. Un altro 3-0, di un altro perlomeno. Un clamoroso 3-0 fuori casa, 3 gol fatti e 0 subiti. Ottimo. Terza partita, giochiamo contro West Ham, ve l'avevo detto. Vi dico la verità, data la posizione nostra e quella di loro, anzi quella di loro, probabilmente se avessimo giocato fuori casa l'avrei giocata davvero.
Però giocando in casa, venendo da due vittorie in questo video, ma in realtà veniamo da una sfilza di vittorie anche nei precedenti video, quindi in sequenza in campionato, in coppa, mi sento di simularla. Speriamo bene, comunque Bimbi siamo secondi. Brereton al 38esimo, la sblocca, buono. Ancora Brereton al 54esimo e poi fra l'altro poteva fare tripletta, 3-0, ma ha sbagliato il rigore allo stesso minuto. Non so come sia possibile, comunque. Niente, 2-0, cioè niente, nel senso niente, non ho fatto altri gol, non abbiamo fatto altri gol, ma in realtà abbiamo un'altra volta vinto, sempre prendendo 0 gol. Buono, anzi, senza prendere gol, senza prendendo è brutto da dire. Quarta partita del video è quella di Coppa, la Carabao Cup, giochiamo contro il Bournemouth. Vediamo se andiamo avanti anche in Coppa, nel senso se riusciremo a vincere anche in Coppa o perdendo usciremo. Vediamo un po'. Chiaramente non rientra nemmeno quest'anno fra i miei obiettivi primari, però come dico sempre, se si va avanti ben venga. Ecco, Pedrinho al 36esimo, la sblocca per gli avversari. Brereton risbaglia a rigore che poteva farci pareggiare, almeno momentaneamente. Ancora Pedrinho per il Bournemouth, niente, arrivederci e grazie. No, 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 Cirottino no però di Brereton, eh. No, mi dite che si è fatto, si è sbriciolato, vi prego. 3 giorni, meno male. Eccoci arrivati all'ultima partita del video del mese, il big match contro United, fuori casa, giochiamola. Io spero che questi 3 giorni di Brereton, anche se non sono passati in teoria, perché questo è il terzo, quindi cioè, più che altro spero ci sia. Ecco, infatti è stra stanco, maledetta la miseria. Niente, mi tocca far mettere lui, purtroppo sì. Sì. Decisamente. E Volofanosa, lo so che non è la partita giusta per far ciò, però siccome non giocano mai e giustamente poi ogni tanto rompono un po' le palline, giustamente metto non, cioè in realtà sono panchinari perché sono più forti delle giorno, non è che sono scarsi, quindi faccio così, metto loro, si ritorna diciamo su centrocampo il portiere del precedente anno. Lo so, non è la partita giusta per fare questa servita, un 9, però me la voglio rischiare, dai, lo so, prendetemi per pazzo, ma voglio far così. Vi speriamo bene, eh. Attenzione a Lukaku, attenzione a Lukaku! Fuori, credo, di Pau. Ma dire, pronti via subito il Manchester, cattivo. Vieni Van Bergen, eccolo lì! Ma non è Van Bergen, per una volta sbaglio. In realtà, mio fuoco. È anche Wang Song. Vabbè, comunque, quello è arrivato. L'attaccante è arrivato a agosto. Buono, 1-0. Forza Inda. Vai. Attenzione. No, che caso. L'aveva toccata per giusto svilargere, non farla entrare facendo riprendere il palo, quindi ha fatto una grande parata con la punta di vita. Però poi non è ritornato a Rashford che come fa spesso in realtà. La butta dentro e non perdona, nonostante la giovine età. Ora sei te, Van Berg, ora sei te! Peccato, questa non è una porta, secondo me. Attenzione Gomez! Lex! 2-1, ci riporta in vantaggio! Mamma mia, per quanto riguarda questo video, gli ex per ora ci stanno facendo volare, eh! E purgano! Attenzione, lui! Lo siete fatti scappare! Meno male, l'ha presa malissimo! Svilare non l'ha fatto entrare soprattutto. Attenzione! Lukaku 2-2. Finisce appunto 2-2, me lo immaginavo. Peccato dell'occasione di con Edwards, forse potevamo fare meglio. Aveva un cocciammello quella palla lì. Però alla fine, cavolo, giocavamo all'Old Trafford contro United, eh? Io anche se vabbè, ok, la squadra sembrerebbe essere abbastanza competitiva, però c'è cioè, più già che siamo noi promossi, quindi va strabene. Eccoci qua, siamo arrivati all'inizio del mese successivo, di conseguenza alla fine del video, perché poi inizierà quello nuovo, ovvero il prossimo. E che dire, allora, innanzitutto, nonostante il pareggio finale è stato un super video, cioè veramente stiamo veramente, ho detto veramente 2 volte da 3, volando. Calcolando il tutto, cioè calcolando dove siamo e chi siamo. Quindi siamo veramente troppo, troppo alti rispetto a quanto pensavo. Cioè, perché è vero, non conta niente
conta pochissimo relativamente, perché siamo sempre agli inizi, siamo solamente 10 partite, quindi siamo a un quarto più o meno, no? Del campionato, cioè, però siamo terzi, quindi direi che l'inizio è stato super, anche se le prime partite proprio di campionato abbiamo fatto pochissimi punti, in 3 partite se non sbaglio abbiamo fatto 2 punti, quindi era poco, poi siamo rifatti e stiamo andando anche troppo troppo bene, quindi non mi sto a perdere troppo sulla classifica, io so che siamo terzi. Questo video, come avete visto, è andato strabene, ottimo direi, ottimo, anche se alla fine si è pareggiato, abbiamo fatto, per quanto riguarda il campionato, tutte vittorie, ma comunque è come se il pareggio fosse una vittoria contro United, peccato per la Coppa, che sono andati fuori, però alla fine un po', ve lo dico sinceramente, chi se ne frega, e questo è quanto. Guardiamo quante partite ci sono, nel prossimo video 3 partite solamente, e vabbè, però c'è il Tottenham. Quindi il prossimo video probabilmente sarà corto. Quindi di va? Di va poi ce n'è 5, quindi vabbè, comunque non è che possiamo fare e dividerlo. No, me le fa 3 e 5, per essere più bellino, per farlo più in maniera più giusta, per far mesi per mesi. E niente. E inoltre, fra l'altro, bombetta, no? Che sono stracontento. Per finire il video in bellezza, è tornato Sanchez. È vero, c'è un cerottino, però io lo schiocco uguale in campo. Male male si è stanco. Poi si sostituisce, se simulerò la partita, farà, spero, il computer automatico, il cambio con Adams. Cioè, detto questo, non c'è da dire altro. E quindi arrivo alle classi conclusioni. Prima però di arrivare alle classi conclusioni, voglio dirvi che questo molto probabilmente sarà l'ultimo video, no? Del 2017, perché voglio prendermi una pausa, dato che ci sono le vacanze natalizie, quindi voglio anch'io staccare un pochino. E per ora sono stato bene o male. Sempre abbastanza costante, ho fatto uscire principalmente 3 video, a volte credo 6 volte, 2 volte video alla settimana e basta, per quanto riguarda queste qua. Però ci prendiamo tutti una pausa, anche io sto rischiando una pausa. E niente, quindi probabilmente, salvo stravolgimenti, ci rivedremo poi ad anno nuovo, insomma, nel 2018. Qua appunto comunque continueremo queste serie qua e inizieremo appunto novembre. Insomma, detto questo, niente, finisco dicendovi le solite 3 cose, ovvero: se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, non solo questi qua, Vi detto questo, vi aspetto, tanti auguri, se veramente ci si vede, buone feste a tutti, e niente, ci vediamo nel prossimo video, ciao!